Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Spettro Airsoft. Oggi andiamo a fare l'unboxing di questo bel pacco blu proveniente dalla Russia. In particolare mi è stato spedito dai ragazzi di Clayshop, che ringrazio calorosamente. Il pacco ha impiegato un paio di settimane per arrivare, quindi diciamo una tempistica abbastanza veloce. Tutto ok, niente. Soliti oneri doganali perché sì. E niente, andiamo a vedere un attimo quello che c'è dentro. Allora, vediamo di aprirlo delicatamente. Sì, non avevo un coltello più piccolo sotto mano, quindi diciamo che va bene questo. Allora, ok, tagliamo un attimo. Ok, quanta bella roba. Bene. Allora, direi di partire con questo zainettino dovrebbe contenere un bel tattico, in particolare uno smerch da K. Allora, vediamo se ho ragione. Ah, ok, perfetto, è smontato. Quindi direi che dovremo andare a rimontarlo. Allora, questi sono gli spallacci. Questa la parte lombare. Ok, queste le tasche da attaccare. E il cinturone. E in più lo zainetto da attaccare sempre sulla parte posteriore. È veramente bello. Ok, perfetto, mettiamo via. Allora, oh, questa è veramente una gran figata. Questa è una ghillie che, se non erro, si chiama KK in colorazione Partisan. È molto simile a quella che utilizzo io, però ecco, è una cosina russa, quindi un pochino più particolare. Bene, tutta regolabile, veramente veramente bella. Grazie ragazzi. Poi questa non lo so. Ah, ok, del materiale da applicare al fucile, credo. Ok, sì, del mimetismo per fucile, anche questo sempre in colorazione Partisan. Mimetismo Partisan, scusate. Cappellino Partisan, bellino, veramente bellino. Questo non ne ho la più pallida idea. Ok, il russo direi che non mi aiuta. Credo c'è una data di scadenza, quindi deduco che sia una razione K. Ok, non la apro, sentirò direttamente loro cos'è, ma credo che sia una razione K militare, penso. Ok. E poi, per ultimo, ma non per ultimo, la mimetica Partisan, ok. Però l'esterno è Wutran. Scusate, ma non ho molto spazio, quindi oh, bellissima questa parte traspirante, molto molto carina. Ok, questa anti-zanzare per il viso, credo. Abbiamo il pantalone. Ok, niente, userò questa bella robina probabilmente per una milsim a cui parteciperò a metà marzo. Fatal Error,
nella quale farò uno sniper russo. E niente, ragazzi, io ringrazio nuovamente i ragazzi di Grass Shop, in particolare Sergei. E niente, ci vediamo con il prossimo video. Buona caccia a tutti.